Giosiana, come va? È un po' che non ci si vede. Vi volevo raccontare che oltre voi a dare il buon latte, la buona carne, avete anche delle bellissime corna. Hai ragione, hai ragione. Avete delle bellissime corna e queste corna naturalmente sono importantissime per l'opera di cui stiamo parlando adesso, è l'Ernani, l'Ernani di Verdi. Perché le corna? Cioè non per un fatto chiaramente di corna, ma perché il corno diventa uno degli elementi più importanti di quest'opera. È un corno che è un pegno sulla quale si concentra tutta l'azione tragica. Mi stai a sentire? No, niente, stanno pensando a mangiare. Vabbè, avete queste corna che sono anche degli strumenti quando vi sono staccati dalla testa. Ed è appunto su questo corno che si basa tutta, come dicevo prima, la tragedia di Ernani. Ernani di Verdi, 1844. Perché il corno? Perché il corno sancisce un patto. Quando l'eroe Ernani sentirà il suono di questo corno che ha dato al perfido personaggio Silva, sarà costretto a suicidarsi. Quindi tu c'hai delle bellissime corna, però sappi che diventano anche strumento di morte. L'Ernani è un'opera meravigliosa, segna un passaggio, mi stai sentendo? Sì, segna un passaggio di Verdi dal, come dire, dagli grandi affreschi popolari della tragedia, diciamo, di un intero popolo, come poteva essere Nabucco, come poteva essere anche ovviamente i Lombardi alla prima crociata. Con Ernani andiamo invece in un mondo più legato agli affetti privati, alle tragedie personali. Ed è così, infatti. Tutta la storia di Ernani verte di un amore tra una donna, un bandito e questa povera donna, una specie di fetta di torta sulla quale girano intorno anche altri due uomini. Il giovane Re Carlo, uno scapestrato che però darà segni di grande nobiltà al finale dell'opera, e il vecchio Silva. Sì, hai ragione, hai ragione. Insomma, venite, voi venite, mi aspetto che veniate a vedere questa bellissima opera al Verdi, Ernani, ecco, e, il 13 e il 15 di dicembre, mi raccomando, ma non è che stai annusando zia Pina, sì, effettivamente forse questa giacca di cuoio potrebbe essere una tua familiare. Comunque, vi aspetto e naturalmente aspetto voi, bucoliche amiche e bizzarri amici, il 13 e il 15 di dicembre, al Teatro Verdi di Pisa con questa bellissima produzione dell'Ernani di Verdi. Ernani è il titolo, diciamo, di Verdi, poi se il cantante non è molto alto si chiamava anche Ernano, però insomma no, questa è una facezia che volendo possiamo anche tagliare.